Ragazze, bentornate sul canale. Oggi voglio fare un tutorial. Mi sono già truccato, ho già fatto la base perché ho comprato un rossetto di Kiko. Si chiama Velvet Passion, il colore 314. Sono questi qui. E l'ho preso di questo colore, una specie di violettino fucsiettino, però smorto. È uguale a quelli di MAC l'odore. Buonissimo. E voglio fare un trucco con questo rossetto, quindi non so ancora cosa andrò a fare. E comincio però. Allora, comincio con un marrone caldo, questo è della Natural Yours di Zoeva. Appena trovo un pennello e si chiama Soft and Sexy, questo qui. E lo metto nella piega dell'occhio. Ora prendo un blu scuro e questa è la Rodeo Belle di Zoeva. Uso questo colore qua che si chiama Day Money. Lo metto alla fine dell'occhio nella piega. Ora vado a prendere un bel fucsia, però questa volta prendo un blush. Questa è una delle due palette che ho della Zoeva, si chiama Fresh Pink Palette e uso questo colore qui, che è un fucsia molto intenso e scuro. Sono anche super pigmentati, sempre con lo stesso pennello e lo applico sopra il blu. Poco alla volta e uso anche un fucsia per, insomma, mantenere bilanciato il colore che avrò poi sulle labbra e quindi anche sugli occhi. Ora vado a prendere questo ombrettino di Sephora che si chiama Movie Popcorn numero 72, che è quello che ho usato per fare l'highlighting, insomma per illuminare, e lo metto nella prima parte dell'occhio. Anche qua. Metto anche qua sotto. Ora vado a piegare le ciglia e metto il mascara. Ora metto un po' di blush e uso lo stesso che ho messo sugli occhi. Ne uso proprio poco, però. Infine vado a mettere il rossetto. Thank you.
ho messo il gel perché così mi andava. Mi piace col gel, solo che questi ciuffi si stanno un po' sminchiando e mi vanno dappertutto. Comunque, quindi questo è il trucco finito, è molto facile. Volevo mettere solo un po' di colore, perché di solito quando trucco tanto le labbra non mi sento di truccare anche tanto gli occhi. Così direi che va bene, perché è giusto un attimo di colore, un po' di colore che riprende il colore delle labbra. E quindi spero che vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video, un bacio, ciao!